Ascari Academy è partner di YouSlow Web Radio per una formazione comoda, indipendente e completa con uno sguardo sul mondo e learning di qualità da oggi anche sulla tua radio. Maggiori informazioni su www.ascari.academy. Buon ascolto. E allora, buonasera a tutti. Eccoci arrivati al terzo appuntamento di questo master. Oggi ci occuperemo elettivamente delle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia in tema di impugnazione. Dopo le prime due chiacchierate relative al principio istituzionale ispiratore della riforma e dopo aver trattato del primo grado di giudizio innanzi al tribunale e al giudice di pace, passiamo adesso ad esaminare se e quali modifiche la riforma, entrata in vigore 48 ore fa, abbia apportato alla parte del libro terzo del nostro codice. Bene, vi devo dire che accanto alle modifiche relative più precisamente al giudizio di appello e a quello di Cassazione, cui larga parte della nostra chiacchierata serale sarà dedicata, alcune novità sulla parte generale del sistema impugnatorio sono state introdotte e quindi brevemente ve le vorrei evidenziare. Innanzitutto, in generale, la riforma ha inciso sul giudizio di appello e sul giudizio di Cassazione cercando di sfoltire da una parte il peso, l'enorme carico di arretrato delle nostre corti di secondo grado e della nostra Corte Suprema, anche perché l'esperienza quotidiana ci aveva dimostrato come in realtà le ultime novità introdotte con la riforma del 2012 non avevano effettivamente raggiunto i loro obiettivi. E quindi sia per quanto riguarda le problematiche delle corti d'appello che soprattutto vedremo quelle in tema di corte di Cassazione, il fil rouge, il motivo ispiratore è stato quello di rendere, e vedremo come, più celere entrambi i procedimenti eliminando taluni passaggi o filtro o vari step che avevano appesantito il lavoro delle corti di impugnazione, addirittura prevedendo quello che è già stato definito in dottrina procedimento accelerato sia in corte d'appello che in Cassazione. Ma prima di effettivamente addentrarci nella analisi dei nuovi riti in appello e Cassazione, qualche breve cenno a modifiche di carattere generale, dicevo, in tema di impugnazione. Innanzitutto, recependo un orientamento oramai consolidato della nostra Corte di Cassazione, è stato novellato l'articolo 326 del codice, che come a tutti noto è la norma che stabilisce la decorrenza dei termini per l'impugnazione ed è stato finalmente equiparata la posizione agli effetti del decorso del termine impugnatorio sia del soggetto notificante che del soggetto destinatario della notificazione. Di fatto la norma risolve quei dubbi che si erano talvolta palesati nella pratica rispetto all'effettivo decorso del dies a quo dei termini di impugnazione. Quindi dal momento in cui si va a perfezionare il procedimento di notificazione, da quella data decorreranno i termini per l'impugnazione della sentenza sia per il soggetto notificante l'impugnazione stessa sia per il soggetto destinatario della stessa impugnazione. Un'altra modifica di rilievo in tema di impugnazione in generale è quella dettata invece dall'articolo 334 del codice, che è, come noto, la norma relativa alla disciplina delle cosiddette impugnazioni incidentali tardive. Qui, ancora una volta recependo ed istituzionalizzando un orientamento che oramai si era ratificato
nella nostra giurisprudenza di legittimità, è stato espressamente previsto che le impugnazioni incidentali tardive perderanno la loro efficacia non soltanto nell'ipotesi in cui l'impugnazione principale sia stata dichiarata inammissibile, ma anche quando questa sia stata dichiarata improcedibile. Nei fatti, dunque, per le impugnazioni notificate da ieri, dal 1 marzo 2023, nell'ipotesi in cui l'appellato abbia inteso proporre una impugnazione incidentale tardiva, questa domanda non sarà mai portata alla cognizione della Corte nell'ipotesi in cui l'impugnazione principale avversaria sia stata dichiarata inammissibile o improcedibile e quindi abbia subito la tagliola, la ghigliottina del filtro, di cui ora pure parleremo. Bene, più precisamente in relazione all'appello, la prima modifica di un certo peso è stata relativa alla riscrittura dell'articolo 342, che, come noto, è la norma invece che espressamente disciplina la forma dell'atto introduttivo, la forma dell'atto di appello. Qui, adeguandosi ai nuovi canoni istituzionali di chiarezza e di sinteticità cui il legislatore lega la sorte di tutti gli atti processuali di parte, è espressamente indicato che l'appello, che continua ovviamente a proporsi nella forma dell'atto di citazione, dovrà essere motivato e, ancora a pena di inammissibilità, essere redatto in modo chiaro, specifico e sintetico, modificando nella sostanza la precedente versione dell'articolo 342. Oggi viene espressamente indicato il contenuto dell'atto di appello. L'appellante quindi dovrà esattamente riportare il capo o i capi della decisione che impugna, e in relazione ad esso o ad essi proporre ed individuare le censure alla ricostruzione dei fatti, all'iter motivazionale percorso e compiuto dal giudice di primo grado, e in relazione ad ogni singola censura indicare le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini ovviamente della decisione impugnata. La nuova forma data all'atto di appello dall'articolo 342 dunque ci consente di superare sia la vecchia impostazione che addirittura tirata ai limiti massimi aveva addirittura imposto la redazione di un progetto alternativo di sentenza a carico dell'appellante, ma sostanzialmente ci dirà anche di alleggerire l'atto di appello, che non sarà più poi una sorta di copia e incolla con intere parti o passi motivazionali della sentenza impugnato, rendendo anche omaggio al principio di sinteticità e chiarezza imposti dal nostro legislatore. Il giudice d'appello quindi dovrebbe immediatamente, con la sola lettura dell'atto d'appello, individuare chiaramente non soltanto i capi e i punti della sentenza impugnata, ma percepire immediatamente anche quelle che sono le censure concretamente articolate e le connesse violazioni di legge denunciate dalla parte appellante. Bene, procediamo per ordine sulle novità. Decade il cosiddetto filtro. Tutti i colleghi ricorderanno bene quel particolare, molto arzigogolato, bizantino, complesso sistema nascente dal combinato disposto degli articoli 348 bis e 348 ter, in forza del quale gli appelli prima facie manifestamente infondati o che comunque non avessero ragionevoli probabilità di essere accolti, potevano essere dichiarati direttamente inammissibili o improcedibili con una ordinanza succintamente motivata. Questo avrebbe poi imposto all'appellante che aveva subito la declaratoria del filtro
se intendeva ovviamente proseguire, di portare innanzi al Supremo Collegio la decisione di primo grado, quindi ricorrere in Cassazione direttamente avverso la sentenza di primo grado. Questo meccanismo molto articolato è stato completamente eliminato dalla legge di riforma. In realtà il filtro è rimasto nella nuova formulazione, come vedremo, dell'articolo 348 bis, ma in una forma completamente diversa. Anticipando quello che vi dirò di qui a qualche minuto, sostanzialmente il filtro è transitato nel modello accelerato di trattazione orale degli appelli, tale per cui il consigliere istruttore, vedremo anche adesso qual è il ruolo del consigliere monocratico riesumato in appello, qualora dovesse verificare il ricorrere di una inammissibilità o di manifesta infondatezza o improcedibilità dell'appello, avvierà immediatamente a discussione orale in modo accelerato lo stesso appello e l'eventuale filtro sarà adottato con un provvedimento che non assumerà più la forma dell'ordinanza, ma di una sentenza, seppur succintamente motivata, che può anche motivare appunto facendo riferimento a precedenti conformi. Ovviamente questa diventerà una modalità di definizione degli appelli accanto che si inserisce nello schema della trattazione accelerata. Quindi, in questa ipotesi, la procedura, il grado, si concluderà con una decisione pienamente di merito, ripeto, una sentenza e non con una ordinanza. E se del caso, il ricorso per Cassazione andrà proposto avverso questa sentenza e non più nei confronti della sentenza di primo grado, come invece viceversa nella previgente articolazione del 348 bis. Altra importante novità in tema di appello che vi ho già leggermente anticipato, accennato, è il ritorno della figura del consigliere istruttore. Il legislatore della riforma ha ritenuto che la piena collegialità della trattazione degli appelli sia sostanzialmente uno spreco di giurisdizione. E allora, con una piena, decisa inversione di rotta rispetto a quelle che erano le indicazioni nate con la riforma della legge 353 del novembre 90, la riforma Cartabia recupera la figura del consigliere istruttore, in ciò uniformando il rito d'appello con quello che accade nel giudizio di primo grado. E infatti il legislatore introduce una nuova norma, il 349 bis, in virtù del quale il presidente, che si trova assegnato in mano il fascicolo dell'impugnazione, se non ritiene di nominare il relatore e disporre la comparizione delle parti davanti al collegio, cioè nella formula tradizionale della trattazione dell'appello, può designare un singolo componente della Corte per la trattazione e l'istruzione eventuale della causa. In questo caso, cosa farà questo consigliere istruttore monocratico? Quali sono i compiti del consigliere in appello? Bene, potremmo dire che sostanzialmente le funzioni che saranno a questo magistrato singolo delegato, una volta che sarà nominato, saranno tutti quegli adempimenti preliminari funzionali alla corretta instaurazione del contraddittorio anche in questo grado, e quindi le verifiche preliminari sull'integrità del contraddittorio, l'eventuale dichiarazione di contumacia dell'appellato, la riunione della pluralità di appelli proposti avverso la stessa sentenza, l'eventuale tentativo di conciliazione delle parti, l'eventuale ammissione e conseguente assunzione delle prove, qualora non siano state riservate dal collegio, e ovviamente sempre fermi rimanendo i paletti fissati dall'articolo 345 del codice di rito, ossia il cosiddetto regolamento dei nova in appello o divieto di ius novorum, per cui sapete meglio di me come
possa essere limitata e stringente l'eventuale attività istruttoria in grado di appello, ma qualora dovesse essere ammessa una assunzione di prova, immaginate il giuramento decisorio che è sempre liberamente spedibile anche in appello, o la Corte o il consigliere dovessero ritenere la necessità di disporre una rinnovazione di un CTU o di sentire un testimone, ecco, la relativa assunzione dei mezzi di prova, qualora non sia riservata, come vedremo, al collegio, potrà essere realizzata innanzi al singolo consigliere istruttore. Andiamo alla parte decisoria dell'appello, che è quella più fortemente, vorrei dire, toccata dalla riforma. Perché anche qui, similmente a quello che ci siamo detti la scorsa volta in relazione alla fase decisoria del giudizio di primo grado, anche qui la riforma Cartabia immagina una sorta di decisione a doppio binario anche nel grado di appello. Perché accanto ad una forma decisoria che potremmo definire classica, formale, tradizionale, scritta, di cui vi parlerò fra qualche istante, viene prevista una decisione accelerata, una decisione dell'appello, appunto, in forma orale. Questa accade, potrà essere invocata in due casi. Uno ve l'ho già sostanzialmente anticipato ed è quella praticamente dell'ipotesi normata dal novello articolo 348 bis, quando cioè il consigliere ravvisasse una ipotesi di applicazione del filtro, quindi di inammissibilità, infondatezza, improcedibilità dell'impugnazione, in quel caso, anziché emettere la vecchia ordinanza succintamente motivata, il consigliere rinvierà immediatamente l'appello alla decisione nella forma orale, quindi in una forma accelerata che sostanzialmente è quella dell'articolo 281 sexies vigente nel primo grado. Ma accanto all'ipotesi del filtro, cioè del 348 bis, gli appelli potranno essere comunque avviati alla decisione orale in forma accelerata nelle ipotesi in cui la Corte o il consigliere dovessero effettivamente ritenere di dover decidere in forma accelerata. Quindi si lascia un'ampia discrezionalità alla Corte di avviare a una soluzione più rapida la decisione del grado, perché, come sappiamo bene, con la forma orale sostanzialmente si fissa un'udienza di discussione, le parti potranno eventualmente depositare note se autorizzati dalla Corte, in udienza discuteranno oralmente brevemente la causa e poi nei successivi 60 giorni la Corte depositerà la sentenza e deciderà la causa. Accanto alla forma accelerata o orale di cui vi abbiamo parlato, rimane comunque sullo sfondo l'ipotesi della decisione invece classica in forma scritta. Esaminiamola. Viene disciplinata dall'articolo 352 che ci dice nella buona sostanza che eventualmente esaurita la fase preparatoria, eventualmente esaurita la fase di assunzione istruttoria, se ve ne sia stata ritenuta la causa matura per la decisione, sostanzialmente si avrà la rimessione in decisione della causa e sulla falsariga del procedimento che vi ho ricordato la scorsa volta in primo grado, anche qui si applicherà lo schema anticipato per cui alle parti saranno assegnati alcuni termini perentori, esattamente tre, anticipati rispetto alla decisione della causa, tre termini che saranno in buona sostanza 60 giorni prima dell'udienza per il mero deposito di note di precisazione delle conclusioni con cui le parti sostanzialmente definitivamente indicano quelle che sono le istanze e le loro conclusioni.
30 giorni prima, questo è un termine invece molto più importante, 30 giorni prima per depositare la comparsa conclusionale vera e propria, 15 giorni prima della data d'udienza invece per le memorie o note di repliche. All'udienza il consigliere relatore, che l'istruttore che poi diventa praticamente relatore, rimetterà la causa al collegio per la decisione e quindi poi si avrà il deposito della sentenza nei termini. Per completare sempre la questione della trattazione dell'appello, vi ricordo, ve l'avevo già anticipato, ma su questa slide torno sull'argomento, che il potere di disposizione della prova in appello e del collegio. In ogni caso, il collegio, ve l'ho anticipato, prevede la possibilità che si possa delegare il determinato incombente all'istruttore o al relatore, quindi comunque a un giudice singolo, al consigliere monocratico. In ogni caso, poiché la potestà istruttoria e, come vi dicevo, riserva collegiale, in ogni caso il collegio mantiene pur sempre nella fase finale del grado il potere di disporre la rinnovazione davanti a sé, quindi davanti al collegio, anche dei mezzi di prova eventualmente assunti dall'istruttore o comunque dal consigliere monocratico. Per completare l'argomento dell'appello, credo sia necessario spendere qualche parola, qualche minuto, anche sul nuovo regime o il nuovo statuto della inibitoria, cioè della istanza finalizzata all'ottenimento della declaratoria di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Perché anche su questo punto la riforma è intervenuta modificando sostanzialmente il contenuto dell'articolo 283, che come noto è appunto la norma dedicata ai provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello. Qui sostanzialmente la modifica è data dal fatto che si è inteso ampliare il ventaglio di ipotesi che possono condurre alla proposizione e quindi all'accoglimento della relativa istanza. Perché il 283 del codice di rito mi dice che oggi il nuovo presupposto per l'istanza di inibitoria risiede in un elemento che possiamo continuare a dichiarare appartenente al concetto di fumus boni iuris, quindi la manifesta fondatezza dell'impugnazione, ovvero quello che definiamo tradizionalmente periculum in mora, cioè la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile, determinato, causato dalla provvisoria esecuzione della sentenza impugnato, ma con una importante precisazione che supera un'ampia diatriba giurisprudenziale che si era sviluppata negli ultimi anni. Ora, infatti, l'articolo 283 codifica ed istituzionalizza, perdonatemi, la questione relativa a questo pregiudizio grave ed irreparabile, ritenendolo presente e ravvisabile anche nelle ipotesi in cui la condanna abbia ad oggetto obbligazioni pecuniarie, cioè il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibile ipotesi di successiva insolvenza da parte di una delle parti. In pratica, mi sia consentito un esempio concreto, accadeva in passato molto spesso che trattandosi di contenuto di obbligazione condannatoria pecuniaria, la parte appellante che sollevava istanza inibitoria se la vedeva molto spesso, quasi sempre, aggiungo, rigettata dalla Corte d'Appello sul presupposto che effettivamente trattandosi di obbligazione pecuniaria non era un danno irreparabile, nel senso che l'appellante avrebbe comunque potuto spontaneamente dar corso all'adempimento del contenuto della sentenza impugnata e poi attendere il giudizio di appello che
ove gli fosse stato favorevole, avrebbe potuto determinare la restituzione delle somme pagate. Oggi, invece, con l'inserimento della possibilità di ravvisare il pregiudizio grave e irreparabile in relazione anche alla possibile condizione di insolvenza sopravvenuta di una delle parti, il legislatore ha aumentato il ventaglio della possibilità di ottenere una inibitoria, quindi anche nei casi di obbligazione pecuniaria. L'altra grande modifica all'istituto della inibitoria è data dalla possibilità del tutto nuova, questa sì, elemento davvero no, precipuo e nuovo, di poter riproporre anche più volte la relativa istanza nel corso del giudizio di appello, allorquando ovviamente si siano verificati dei mutamenti di circostanze che andranno ovviamente specificamente indicati nel ricorso a pena di inammissibilità. Quindi ora il nuovo statuto dell'inibitoria consente alla parte appellante, per fare un esempio concreto, di muovere l'istanza ex articolo 283 in seno all'atto di appello e magari vederselo respinto, ma di poter riproporre la medesima istanza nel corso del procedimento d'appello, allegando ovviamente, appena di inammissibilità della nuova istanza, quei mutamenti delle circostanze di fatto che sorreggono la proposizione della nuova istanza. In ogni caso, è giusto ricordare come il provvedimento adottato dalla Corte sulla istanza di inibitoria non è soggetto a reclamo né a un'altra forma di impugnazione, restando, se del caso, assorbito nella pronuncia definitiva della Corte. I provvedimenti sull'esecuzione provvisoria sono adottati con ordinanza collegiale, quindi con provvedimento del collegio, e quindi anche nell'ipotesi in cui sia stato nominato il consigliere monocratico, l'istruttore sente le parti ma riferirà al collegio. Quindi, anche qualora il rito d'appello sia determinato e qualificato dalla presenza del consigliere istruttore monocratico, presentata o ripresentata un'istanza di inibitoria, la relativa decisione non sarà mai presa e adottata dallo stesso relatore, ma dovrà essere resa dall'intero collegio. Con questo abbiamo terminata la nostra veloce analisi delle modifiche del procedimento d'appello. Passiamo nell'ultima mezz'oretta di questa chiacchierata invece al nuovo giudizio di Cassazione alla luce della riforma. Giudizio di Cassazione che vi devo anticipare non esce stravolto come il giudizio di primo grado e in parte, seppur minore, il giudizio d'appello. La struttura di legittimità, tutto sommata, rimane sostanzialmente inalterata. Ci sono delle piccole modifiche in rito che pure adesso vi segnalerò, ma soprattutto le novità di Cassazione, come vedremo, riposano su due nuovi istituti, che sono quello del rinvio pregiudiziale e della decisione anche qui accelerata, e la definizione accelerata in Cassazione, sui quali istituti invece spenderemo maggiori attenzioni. Bene, per quanto riguarda l'atto introduttivo del ricorso in Cassazione, anche qui dobbiamo notare alcuni elementi di maquillage che oramai abbiamo imparato a conoscere, perché l'articolo 366, che è come noto la norma che definisce il contenuto del ricorso per Cassazione, è stata sottoposta a quella modifica sulla falsariga, sul fil rouge, che già conosciamo per quanto riguarda gli atti introduttivi in primo grado e anche in appello. Perché accanto agli ordinari elementi che sostanzialmente rimangono immutati, e quindi non so, non vorrei neanche spendere
tempo, ricordandovi l'indicazione delle parti o della sentenza impugnata, la norma interviene soprattutto per quanto riguarda la chiara esposizione dei fatti della causa essenziale all'illustrazione dei motivi di ricorso. E ancora una volta la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la Cassazione. Insomma, i cassazionisti saranno chiamati a costruire un atto, un ricorso per Cassazione, dal quale vorrei dire prima facie, con immediata evidenza, con immediatezza, la Corte dovrebbe essere in grado di individuare facilmente quelli che sono i punti della sentenza impugnata e la loro stretta connessione con quelli che sono i motivi di ricorso, quindi con la sintetica esposizione di uno dei cinque motivi di cui all'articolo 360 CPC. Concludo l'argomento del contenuto del ricorso con l'ultima specificazione. Occhio perché il ricorso dovrà anche contenere la specifica indicazione per ciascuno dei vari motivi di ricorso di quelli che sono gli atti processuali, dei documenti o dei contratti collettivi di lavoro sui quali il motivo stesso di ricorso si fonda, con l'illustrazione del contenuto rilevante degli stessi. Che cosa ci vuole dire in questo caso l'articolo 366 riformato? Ci sta sostanzialmente dicendo che la Corte, dalla immediata lettura del ricorso, dovrebbe essere in grado di individuare velocemente non soltanto le specifiche lagnanze che il ricorrente muove contro la sentenza impugnata, ma dovrebbe anche essere in grado di individuare facilmente e celermente la posizione, consentitemi l'aggettivo, geografica degli atti del processo che sono ricollegati ai motivi stessi di lagnanza. Quindi la Corte dovrebbe essere facilitata nel individuare il punto della sentenza contestata, capire il motivo di ricorso, capire i fatti che sono alla base del motivo di ricorso e soprattutto essere in grado di poter facilmente rintracciare all'interno del fascicolo quei documenti o quei verbali di udienza che sono posti dal ricorrente a base della stessa illustrazione del motivo di ricorso. Bene, sulla chiarezza in realtà abbiamo già detto. Ulteriori modifiche del rito. Con l'adozione, come vi ho già detto nella prima chiacchierata del master, generalizzata del processo civile telematico, scompaiono anche, perché oramai sono totalmente archeologia giuridica, sia la necessità della cosiddetta elezione capitolina. Non abbiamo più necessità di domiciliarci verso il domiciliatario romano, perché basterà la nostra casella PEC, ma scompare anche il vecchio visto ex articolo 369. Chi si occupava di Cassazione sapeva che era la richiesta che il procuratore del ricorrente doveva avanzare presso la cancelleria, normalmente della Corte d'Appello, comunque la cancelleria del giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato, affinché il fascicolo cartaceo transitasse dalla cancelleria rimettente alla cancelleria della Suprema Corte. Dematerializzato il fascicolo e istituzionalizzato il processo civile telematico, ovviamente scompare anche la necessità di questo trasferimento cartaceo del fascicolo, anche se credo molti di voi abbiate già letto ieri l'ultimo atto del primo ex primo presidente Canzio, che ha indicato un decreto nel quale stabilisce che la verbalizzazione e i depositi in Cassazione
continueranno comunque anche dopo il 1 marzo, secondo la tradizionale forma cartacea, fin quando i sistemi telematici della Cassazione non saranno adeguati. Come dire, mi pare un buon viatico. Detto dunque delle novità relative agli atti introduttivi, perché i medesimi ragionamenti che abbiamo fatto per il ricorso valgono anche per il controricorso, nel quale il controricorrente dovrà chiaramente, specificamente e chiaramente indicare le ragioni della propria difesa e anche dell'eventuale proposizione di un ricorso, incidentale, andiamo a vedere il rito. Bene, in realtà cambia poco, vi ho detto, perché la decisione della Corte sarà sempre avviata o in pubblica udienza o in camera di consiglio, quindi udienza camerale non partecipata. Vi è, vi devo dire, un'ulteriore contrazione dell'area della pubblica udienza, poiché il maquillage intervenuto nel nuovo articolo 375 dispone che la Corte, tanto a sezioni unite quanto a sezione semplice, pronunci in pubblica udienza soltanto nelle ipotesi in cui debba comunque svolgere una funzione latamente nomofilattica, cioè quando la questione di diritto agitata è di particolare rilevanza o nei casi della revocazione per contrarietà accedo del nuovo istituto revocatorio, di cui vi parlerò soltanto più avanti. La decisione con sentenza, quindi secondo il rito della pubblica udienza, rimane ipotesi statisticamente residuale, riservata soltanto a cause che, come si dice, presentano funzioni nomofilattiche e quindi un elevato standard qualitativo del decisum. Mentre invece rimane istituzionalizzata la funzione camerale di cui ora vi diremo. Prima però di addentrarci al rito, dobbiamo così commentare il de profundis della sezione filtro. Noi tutti sappiamo che era stata istituita una sesta sezione che aveva precipuamente il compito di operare un preliminare vaglio di ammissibilità dei vari ricorsi che, se poi avessero superato questo step, sarebbero stati poi avviati alla trattazione in camera di consiglio o in pubblica udienza alle sezioni semplici o alle sezioni unite. Il legislatore del 2023 invece elimina, fa scomparire la sesta sezione, ma in realtà però non pensate che il filtro in Cassazione sia sparito, un po' come vi ho detto poc'anzi per l'appello. Perché è vero che è stata soppressa la sesta sezione, ma la valutazione dell'ammissibilità, quindi il filtro, ritorna alle singole sezioni unite o alla sezione semplice. Quindi, quando poi il primo presidente avvierà la trattazione dei ricorsi alle sezioni semplici o talvolta, quando nei casi previsti dalla legge, alle sezioni unite, la valutazione dell'ammissibilità si ripresenterà come attività preliminare, appunto, nella sede della sezione semplice o delle sezioni riunite. Vediamo come si sviluppa questo famoso rito camerale che oggi nei fatti è generalizzato. Rito camerale, quindi con la mancata partecipazione delle parti, diventa rito ordinario sia per le sezioni semplici che per le sezioni unite. Una sorta, io l'ho definito, di contenitore neutro. Un contenitore neutro che, secondo le indicazioni della riforma del 22-23, sarà destinato ad operare ospitando tutti i ricorsi che non presentano quell'elevato standard qualitativo di cui poc'anzi vi parlavo, che invece caratterizzano la trattazione in pubblica udienza. Per dirla in maniera più schietta, tutte le volte in cui la Corte di Cassazione non sarà chiamata a giudicare di questioni che hanno una qualche importanza nomofilattica, che non saranno chiamate a far giurisprudenza,
Il rito ordinario sarà appunto il rito camerale, il rito non partecipato. Di contro, a contrario, la Corte di Cassazione sarà chiamata a giudicare a sezioni unite e a sezioni semplici in pubblica udienza, e vedremo come si svolge la pubblica udienza, tutte le volte in cui quell'elevato standard qualitativo, quella questione nomofilattica sia presente e debba essere risolta. Nonché nei casi, lo vedremo proprio in coda a questa chiacchierata serale, di cui al nuovo 391 quater, che è la norma che ha introdotto una nuova ipotesi revocatoria di cui parleremo tra qualche istante. Bene, vediamo in concreto come si atteggia questo procedimento camerale. È un rito non partecipato, quindi si caratterizza per la mancata partecipazione delle parti alla Camera di Consiglio. Per quanto riguarda il procedimento, in buona sostanza, le parti riceveranno comunicazione via PEC da parte della Cancelleria della Corte almeno 60 giorni prima della data di convocazione della Camera di Consiglio, in luogo dei precedenti 40 giorni, quindi è stato aumentato il periodo di comunicazione preventiva. Le parti che non possono partecipare alla trattazione hanno comunque la facoltà di depositare delle proprie memorie nel termine perentorio di 10 giorni prima dell'adunanza non partecipata. Anche qui il legislatore ha avuto la necessità di precisare che queste memorie conclusive debbano essere redatte in modo sintetico e debbano avere un carattere meramente illustrativo, quasi un suggerimento a non depositarle o comunque proprio delle memorie del tutto brevi e riepilogative. Si svolge la Camera di Consiglio, al termine della quale la Corte deciderà con un provvedimento che assume forma come oggi di ordinanza. Ordinanza succintamente motivata che potrà essere immediatamente depositata nella cancelleria della sezione, ma in ogni caso il codice riconosce alla Corte il potere di depositare questo provvedimento entro il termine dei 60 giorni successivi alla discussione in Camera di Consiglio. Nelle ipotesi, come vi ho detto, in cui invece si debba dar corso alla trattazione del ricorso nelle forme della pubblica udienza, sostanzialmente qui l'udienza si svolge in presenza delle parti, con la presenza del consigliere relatore che fa la relazione, quindi riferirà i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, e dopo la discussione delle parti, fermo l'ordine degli interventi, la sentenza sarà depositata nei successivi 90 giorni. Noterete immediatamente, certamente la diversa forma che assume il provvedimento decisorio in Cassazione a seconda che il ricorso sia stato trattato e discusso in Camera di Consiglio, ordinanza succintamente motivata, ovvero sia stato trattato con pubblica udienza. Sentenza. Bene, vi dicevo delle due grandi novità apportate al rito di Cassazione. Il primo è quello descritto dal nuovo articolo 380 bis del codice di rito, che è esattamente rubricato procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati. La norma si deve ricollegare alla soppressione, come vi dicevo, della sesta sezione. Come è strutturata questa definizione? La norma ci dice: fino a quando la Corte non abbia fissato la data di trattazione del ricorso, quindi non sia stata fissata la Camera di Consiglio, né tantomeno la pubblica udienza, il presidente della sezione o
o un consigliere da questi delegato può formulare una proposta che una sintetica proposta di definizione del giudizio. Vedete nella slide, l'ho anche grassettato, sintetica proposta di definizione del giudizio, ove il presidente o il consigliere abbia ravvisato un'ipotesi di palese, manifesta inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso. Questa proposta di definizione del giudizio viene comunicata agli avvocati delle parti tramite PEC della Cancelleria della Corte. Sostanzialmente, l'avvocato che riceverà questa comunicazione e leggerà questa sintetica proposta di definizione si troverà di fronte a un'amara valutazione. Il bivio prospettato, infatti, sarà quello di non far nulla e quindi sostanzialmente tacitamente accettare la sintetica proposta di definizione del giudizio, e in questo caso il ricorso si intenderà rinunciato e il procedimento sarà estinto. Qualora invece l'avvocato intenda comunque domandare la fissazione della Camera di Consiglio o della pubblica udienza e quindi insista nella richiesta della trattazione collegiale, della decisione collegiale dello stesso ricorso, dovrà depositare un'apposita istanza corredata da una nuova procura speciale, quasi a volere plasticamente rappresentare la gravità di tale scelta. Occhio però che la norma ci dice che se nei 40 giorni successivi da questa comunicazione la parte effettivamente depositasse questa istanza di trattazione e decisione, nell'ipotesi in cui poi la Corte, in Camera di Consiglio o in pubblica udienza, emettesse un provvedimento, ordinanza o sentenza, confermativo di quella che era la sintetica soluzione proposta dal consigliere monocratico, avremmo la definizione del grado con gravi sanzioni a carico della parte ricorrente, che si vedrebbe ovviamente condannata alla completa refusione delle spese legali, al pagamento del doppio del contributo unificato, che come voi tutti sapete in Cassazione è particolarmente oneroso, e addirittura questo comportamento potrebbe essere valutato ai sensi dell'articolo 96 del Codice di Procedura Civile, terzo e quarto comma, quindi come una forma di responsabilità per lite temeraria, quasi un abuso del diritto, esponendolo alla condanna ulteriore, di un pagamento di una somma di denaro che può arrivare addirittura fino alla soglia di 5.000 euro a vantaggio della cassa, delle, ammende. Se mi permettete, io su questo procedimento avrei, prima di parlare del rinvio pregiudiziale, molte perplessità, non foss'altro che specifiche norme del nostro ordinamento giudiziario prevedono la cosiddetta riserva di collegialità nella decisione della Corte di Cassazione, mentre invece questo nuovo procedimento accelerato pone sostanzialmente un peso eccessivo nella decisione, nella valutazione del ricorso da parte di un singolo soggetto, di un singolo magistrato, con buona pace della collegialità. Aggiungo inoltre che non è stato previsto alcuna misura che possa sancire una incompatibilità fra il consigliere che quella proposta di sintetica definizione aveva avanzato alle parti è la presenza di costui all'interno del collegio decidente. Anzi, ci sono
buone ragioni per temere che questo magistrato assumerà le funzioni di relatore in seno al collegio ed è ben difficile immaginare che il magistrato che abbia proposto una definizione immediata in termini di manifesta inammissibilità o infondatezza o improcedibilità di un ricorso possa poi, melius re perpensa, cambiare idea in tempi brevi. L'altra grande modifica in Cassazione su cui spendere qualche parola è invece il neo introdotto rinvio pregiudiziale disciplinato dall'articolo 363 bis del codice. Norma scimmiottata, consentitemi di dire, su un istituto del codice francese, la saisine pour avis, per la quale il giudice francese di merito ha la possibilità di chiedere alla Cour de Cassation parigina un avis, cioè un consiglio, un parere che non è poi neanche vincolante in quell'ordinamento. Il nostro legislatore invece ha un po' pasticciato perché ci dice che con funzione nomofilattica anticipata, cioè cercando di far dire subito alla Corte quale possa essere una questione di diritto suscettibile di presentarsi in casi seriali e molto articolati, il nuovo 363 bis riconosce al giudice di merito la possibilità di sospendere il giudizio che sta istruendo e con ordinanza motivata sulla falsariga dell'ordinanza di rimessione nelle questioni di legittimità costituzionale alla consulta, rimettere il fascicolo al primo presidente della Corte. Ovvio però che questo meccanismo di rinvio pregiudiziale possa essere utilizzato soltanto al ricorrere di circostanze assai stringenti che sono esattamente indicate dalla norma. Innanzitutto si deve trattare di una questione di diritto, non di una questione di fatto. Poi questa questione di diritto non deve essere mai stata affrontata o risolta dalla Corte di Cassazione. Questa questione deve essere necessaria alla definizione del giudizio, anche solo parziale. Il tribunale deve decidere la causa appunto applicando e risolvendo quella questione. Ma questa questione deve inoltre presentare gravi difficoltà interpretative che io ritengo debbano essere chiaramente esposte nella ordinanza di rinvio. Infine, questa questione di diritto deve avere carattere seriale, cioè deve essere per la sua natura suscettibile di riproporsi in numerosi giudizi. Dalla formulazione letterale della norma sembrerebbe che non sia sufficiente ai fini del legittimo esperimento di questo rinvio la sussistenza di alcuni di questi presupposti, di essi. Occorre che coesistano tutti. Ma ammettiamo che ci siano le condizioni, che cosa succede? L'ordinanza di rimessione arriva al primo presidente della Corte che deve operare un preliminare vaglio di ammissibilità a 90 giorni di tempo, termine che credo non sia perentorio, al termine del quale il primo presidente può o dire che la questione sia inammissibile con decreto e quindi rimettere il fascicolo al giudice di merito rimettente, ovvero ritenerla ammissibile e quindi avviare la trattazione della questione di diritto alla sezione semplice o alle sezioni unite. In questi casi, sia che si decida a sezioni semplici che a sezioni unite, sul rinvio pregiudiziale la trattazione sarà sempre quella della pubblica udienza. Le parti quindi ci saranno, il pubblico ministero può depositare una requisitoria scritta, le parti brevi memorie. Ciò che è importante sottolineare è che il procedimento di rinvio pregiudiziale si concluderà con la enunciazione di un principio di diritto. E questo principio di diritto non sarà il parere, il consiglio non vincolante, l'avis della Cour de Cassation francese, ma nel nostro ordinamento questo principio di diritto acquista autorità normativa, avrà cioè piena efficacia vincolante
per quanto riguarda il giudice di merito rimettente. E guardate che anche nell'ipotesi di estinzione di questo giudizio, il principio di diritto enunciato dalla Corte continuerà a vincolare le stesse parti e il nuovo giudice anche nell'eventuale nuovo giudizio intrapreso con la riproposizione della medesima domanda. Bene, prima valutazione di questo istituto. Certamente non è un mezzo di impugnazione. La genericità della previsione sembra giustificarne l'operatività ai giudici tributari e non ai giudici amministrativi, e soprattutto pare che non ci sia nessuna limitazione in ordine al tipo di giudizio o di rito per quanto riguarda la fase o il grado. Cosa voglio dire ponendomi questo interrogativo? Che l'articolo 363 bis è molto generico perché ci dice soltanto che il giudice di merito può disporre. E quindi il problema che mi pongo è: nessun dubbio se il rinvio sarà adoperato dal giudice di primo grado, perché poi costui dovrà decidere con sentenza la questione attenendosi al vincolo, determinato dal principio di diritto alla Corte di Cassazione. Nessun dubbio che l'eventuale rinvio potrebbe essere avviato anche dalla Corte d'Appello, dal giudice di secondo grado, qualora ne ravvisasse, il ricorrere delle circostanze legittimanti e qualora il giudice di primo grado invece non avesse operato tale ipotesi. Ma prima di passare all'ultimo argomento, mi chiedo e vi chiedo, ma nell'ipotesi in cui il rinvio pregiudiziale sia stato avviato dal tribunale, dal giudice di primo grado, e la Corte abbia emesso un principio di diritto, esplicativo di efficacia normativo, il tribunale sicuramente giudicherà accodandosi al, principio di diritto che gli arriva dalla Corte di Cassazione. Ritengo senza nessun dubbio che la parte soccombente in questo grado abbia certamente ogni diritto di proporre impugnazione avverso questa sentenza, ricorrendo alla Corte d'Appello. Bene, rimane il vulnus di capire, e soltanto con l'esperienza concreta lo vedremo nei prossimi anni, che cosa accadrà alla Corte d'Appello, cioè al giudice di secondo grado investito della valutazione dell'appello, dell'impugnazione, rispetto al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione in sede di rinvio pregiudiziale. Perché da una parte si dovrebbe sostenere che questo principio di diritto dovrebbe esplicare piena efficacia normativa anche nei confronti della Corte d'Appello, del giudice dell'impugnazione, ma così facendo probabilmente si andrebbe a violare la riserva costituzionale del doppio grado di giudizio, e quindi probabilmente il legislatore sotto questo aspetto dovrebbe intervenire. Ultimo argomento, e abbiamo terminato la nostra carrellata sulle impugnazioni. Qualche parola su una nuova introdotta ipotesi di revocazione, quindi mezzo di impugnazione straordinaria, avverso una sentenza che ha acquisito autorità di res iudicata, quella indicata dal nuovo articolo 391 quater, che praticamente prevede un'ipotesi di una revocazione avverso una sentenza che ha autorità di giudicato, che però il cui contenuto sia stata dichiarata contraria alla normativa comunitaria con sentenza CEDU, cioè con una sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Occhio però che in realtà non tutte le sentenze che abbiano acquisito autorità di giudicato interna al nostro ordinamento e che siano contrarie, diciamo, alla normativa comunitaria, quindi alla Convenzione europea o ai vari protocolli, possano essere impugnate con questa revocazione. La norma richiama due condizioni. La prima è che la violazione accertata
dalla CEDU, quindi con la decisione in ambito comunitaria, abbia concretamente ed effettivamente pregiudicato e leso il diritto, diciamo, del ricorrente, della persona. La seconda condizione è relativa al fatto che l'indennità, eventualmente, quindi diciamo il ristoro finanziario, l'indennità eventualmente accordata dalla Corte comunitaria risulti sostanzialmente inidonea a compensare concretamente ed equamente le conseguenze dell'accertata violazione. Al ricorrere di queste due condizioni, la parte potrà impugnare la sentenza, oramai avente autorità di giudicata nel nostro ordinamento, facendo ricorso indirizzato alla Corte di Cassazione. Questo tipo di ricorso, vi ho detto poc'anzi, sarà avviato e trattato in pubblica udienza e il ricorso dovrà essere proposto nel termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza CEDU. Nell'ipotesi in cui la Corte dovesse accogliere questo mezzo di impugnazione, questa revocazione, deciderà lei stessa, sostituendo la sentenza cassata, ove, secondo lo schema ex articolo 384 CPC, sia possibile decidere senza ulteriori accertamenti di fatto. La norma fa comunque salvi i diritti dei terzi di buona fede, quei diritti che siano stati acquistati in base alla decisione oggetto poi di revocazione. Ascari Academy è partner di YouSlow Web Radio per una formazione comoda, indipendente e completa con uno sguardo sul mondo e e-learning di qualità da oggi anche sulla tua radio. Maggiori informazioni su www.ascari.academy. Buon ascolto!